Dopo anni di attesa, finalmente è iniziata l'operazione di rimozione dei rifiuti presso il sito di stoccaggio di Taverna del Re a Giugliano. Al confine tra le province di Napoli e Caserta sono raccolti più di 5 milioni di ecoballe, che furono depositate nei terribili anni dell'emergenza immondizia in Campania. Ad inaugurare sul posto l'inizio di questa avventura c'era il presidente della regione Campania De Luca, che si è dimostrato desideroso di dare un volto nuovo ad un territorio martoriato dal problema dei rifiuti. Ripristiniamo intanto l'immagine di dignità e di civiltà della nostra regione, ma poi affrontiamo un problema di dimensione gigantesca che veramente è di portata tale da far tremare i polsi, come ho detto. Comunque, la sfida è partita. Ci eravamo impegnati a rimuovere 5 milioni e mezzo di tonnellate di ecoballe e arriveremo alla fine di questo percorso. Come sapete, noi per 1 milione di tonnellate prevediamo il trasporto fuori regione. Poi abbiamo altri 2 blocchi che prevedono la produzione di combustibile da rifiuto da mandare nei vari cementifici e poi un altro blocco di ecoballe da tritovagliare ancora, da inertizzare, da utilizzare per la ricomposizione delle cave.